Salve, siete qua! Non me ne ero accorto, no, in verità lo sapevo, è venuto male. Lo sketch lo sapevo, comunque, allora, anche perché ho dovuto montare tutta la situazione. Salve a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Allora, quando ormai l'avete capito, insomma, quando vedete questo sfondo, questa, forse questa miniatura, non lo so, questa, non mi ricordo come si chiama, mi perdo ogni tanto i termini tecnici. Sapete che è un video senza montaggio, ormai l'avete capito, non lo ripeterò più, l'ho detto più e più volte, andatevi a beccare gli altri video, eccetera, eccetera. Allora, oggi sarà un video molto molto breve, semplicemente per dire che cosa. Ogni tanto vedo pure sui gruppi specializzati di fitness, diciamo, la fatidica domanda, richiesta, perplessità, dubbio, che attanaglia gran parte dei ragazzini, soprattutto che iniziano l'attività fisica, allenamento con o senza guantini. Beh, allora ragazzi, l'allenamento con o senza guantini, partendo dal fatto che secondo me arriviamo subito al dunque, perché a me i giri di parole non mi piacciono più di tanto. Io sono contro i guantini. Perché? Perché faccio schifo, sono una persona orribile, sì, può essere, però io mi sono sempre allenato senza guantini, da quando ero neofita, da quando ero all'inizio, e devo dire la verità, ho sempre trovato beneficio e giovamento. I guantini, per quanto possano essere protettori, insomma, delle mani, non fanno venire i calli, anche se è una diceria, perché alla fine dei conti i calli un po' ti vengono, perché giustamente lavori con le mani, però giustamente non ti vengono grossi come pietre di cemento, insomma, con pietre di granito, ecco. Però io sono un portatore della teoria senza guantini e senza spugnetta per lo squat. Per quanto riguarda altri tipi, tipo di prevenzioni, per esempio le fasce per le ginocchia, per i gomiti, con la cintura per lo squat e quant'altro, allora sì, la posso dire va bene. Sempre però mettendo delle condizioni prima, cioè nel senso, se state lavorando con 10 e 10 e siete magari delle bestie che valorate da 3 anni, è inutile che vi mettete la cinta oppure le fasce e quant'altro, fatelo libero, cioè nel senso, senza niente. Se però per esempio state facendo un carico massimale che per voi è pesante e quant'altro, allora delle precauzioni come per esempio appunto la cintura o le fasce e quant'altro, allora vanno bene. La spugna no, io sono diciamo che creare l'interfaccia, ecco, corpo, che sia appunto la base del collo, trapezio e quant'altro, che sia la mano, bilanciere, quindi questa interfaccia corpo bilanciere, io penso che non debba avere filtri naturalmente rappresentati, naturalmente finché la maglietta, allora vabbè, un filtro è blando, è passabile, però finché sono i guantini, che comunque hanno uno spessore anche abbastanza grosso, alcuni tipi di guantini, non tutti, ecco, quello può dare fastidio. E un parere personale, prettamente personale, io consiglio sempre di iniziare già subito senza guantini, senza spugnette e quant'altro. Ah, ma fa male, brucia? Sì, è vero, fa malissimo, brucerà, le prime volte vi si riempiranno le mani di bolle, scoppieranno queste bolle, qui vi si addormenterà, avrete dei lividi, non riuscite neanche a certe volte a girare il collo perché siete bloccatissimi, però è la migliore soluzione. Vi posso garantire che nel corso del tempo tutti questi sintomi di malessere, tra virgolette, passeranno, diventeranno sempre più blandi e niente, insomma, diventerete sempre più duri. Naturalmente, non che chi usa i guantini non sia duro, io ho visto le immagini anche per esempio di Ronny che utilizzava dei guantini, sono scelte personali, io non di Ronny, scusatemi, sì, anche di Ronny, ma anche di Schwarzenegger, se non mi ricordo male, che utilizzava dei guantini. Non so se queste foto o video fossero photoshoppate, non lo so, però a me piace sinceramente utilizzare, cioè stare proprio nudo e crudo sul bilanciere o sui manubri. Naturalmente, precauzioni come, ripeto, la magnesite per non fare scivolare, precauzioni come la cinta, le fasce per i gomiti, per i polsi, per le ginocchia, allora quelli sì,
però non vanno, ecco, a rovinare questa interfaccia di cui abbiamo parlato prima. Bene ragazzi, il video finisce qua, è stato abbastanza breve, senza montaggio, diretto, questo video prendo e lo carico come viene. Ragazzi, buon allenamento da InSport, ciao!